01, 02, che spesso non si trovano di cuore. Perché è emblematica e perché ci abbiamo messo un po' di tempo, forse quindi abbiamo ritardato anche questa apertura nella sala Ferrero, perché questi risultati erano stati aggiunti, però l'ARPA, che è quella che fa i controlli e le analisi, aveva il dubbio che le imbottiture che erano qui presenti, una volta riaperte al pubblico, rilasciassero fibre. Allora è stata, come dire, alla fine si è deciso insieme anche con lo Spresa di eliminare le imbottiture, quindi se vedete non ci sono più, insomma. E nello stesso tempo di eliminare anche tutti i rivestimenti. I rivestimenti che erano di... Erano un tessuto tesato con la presenza di un'imbottitura, ma essendo appunto un tessuto materiale potenzialmente che poteva assorbire, e poi non era amianto, per capirci, però era tessuto e quindi poteva. Quindi si è fatto completamente. Questo ha ritardato un po' la riconsegna di queste aree, però dentro questo segnale che dobbiamo dare ai cittadini è assolutamente fondamentale che ci sia un dato di sicurezza. No, è sicuramente il luogo, diventerà, e lo è già in questa fase, lo spazio più pulito di tutta, di questo dobbiamo avere la certezza, perché la quantità di monitoraggi, come spesso succede, no? È quando non si hanno i dati che bisogna preoccuparsi, non quando si hanno, no? Quindi l'altra cosa che normalmente sentiamo sempre domandare, ma allora adesso in queste zone qui che sono state rilasciate si riprende l'attività? No, non si riprende l'attività. Noi siamo d'accordo con lo Spresa che verrà rilasciato il teatro quando è completamente bonificato. Anche perché ci sono già attualmente delle zone, no? La zona verso i giardini addirittura, che non era stata interessata dall'inquinamento, è occupata dai dipendenti di ASPA. E, diciamo, la parte verso via Savona, che anch'essa non era stata coinvolta, però, come dicevo, gli uffici, ma non è occupata. E poi c'è un altro aspetto che lo vedete, cioè il lavoro di bonifica ha voluto dire anche l'eliminazione. Ad esempio, voi adesso la vedete liberata, però io ci sono entrato con loro con la tuta, e questa parte del palcoscenico era completamente isolata da quest'altra, cioè è stata fatta prima una bonifica qui, e qui però una serie di impianti sono stati eliminati e sono stati quindi controsoffittature. Quindi c'è tutto un lavoro di rimessa a norma, di rimessa in funzione di altro. Diciamolo in positivo, comunque questo teatro per gli anni che aveva ormai una serie di servizi e di strutture che avevano bisogno di essere riadattate, in particolare gli impianti fondamentali, quelli di riscaldamento, quindi insomma, voglio dire, se non veniva la cosa era molto bene, però c'erano anche questi aspetti, quindi si è anche presa l'occasione, coloro che stanno seguendo la bonifica, di eliminare tutti quegli impianti che erano obsoleti, insomma, che ormai erano... E però uno degli altri motivi per cui non è possibile riprendere, soprattutto in sale, è che va risistemato, insomma. Questo è... Quindi, Penna, scusi, se facendo un'ipotesi a questo punto, considerando quello che ha appena detto, cioè che dovrà essere bonificato tutto prima di poter riprendere, sì. Una commissione, ci sarà il direttore dei lavori, a cui chiederemo il numero delle giornate di lavorazione che ancora sono necessarie per, no, compilare. Naturalmente sapendo che, siccome è una bonifica di una realtà che non è mai stata, cioè non ci sono altri esempi, insomma bisogna sempre tenere, però tenete conto, su questo Paolo può essere più preciso di me, che i lavori della bonifica stanno continuando e quindi le parti rimanenti, che sono la sala grande e il palcoscenico, hanno già attualmente una parte dei lavori che si sono avviati, insomma, soprattutto nelle parti al di sotto, eccetera. Quindi diciamo che i tempi di conclusione di questa bonifica, dato il direttore dei lavori, insomma, stanno i tempi che poi il direttore ci dirà, insomma, però il 2014 è l'anno in cui noi vogliamo che sia conclusa prima possibile la bonifica del teatro, per poi pensare
Naturalmente, lo diceva il sindaco prima, questo però comincia a diventare il tempo nel quale si deve cominciare a immaginare quale sarà il futuro teatro. È chiaro che il teatro di allora, per gli spazi enormi che aveva, era adatto per quel periodo. Non so, a me è capitato di meravigliarmi molto per quando sono stato sul palcoscenico, perché il palcoscenico è una piazza straordinaria, di dimensioni. Infatti, no, voi che avete seguito sapete che le compagnie quando arrivavano ad Alessandria non avevano problemi perché il palcoscenico è una cosa grandissima, così come l'altra sala, così come... Ecco, forse gli spazi, questo sarà compito dell'amministrazione, dovranno essere in qualche modo un po' ripensati con una struttura che sia adeguata alle esigenze della cultura dell'oggi. Il teatro fu pensato per un pubblico che avesse un bacino di riferimento di 450.000 abitanti, presumendo in modo anche eccessivamente ottimistico che Alessandria potesse diventare una città da 300.000. In realtà 450.000 abitanti via la provincia, in questa provincia ci sono 7 teatri, quindi diciamo così che ci sono stati una serie di fattori che anche da questo punto di vista sicuramente è fondamentale che ogni comunità abbia il suo teatro, però forse anche pensare al ruolo del capoluogo, credo che il teatro regionale alessandrino avesse questa ambizione, no? Di essere un po' poi in fermo, a cominciare già dal bacino di riferimento della provincia di Alessandria, cosa che, per cui anche le dimensioni di questo teatro devono essere riadattate ad una realtà che non è decollata in questi decenni e che comunque si è profondamente ridimensionata. Chiaro che questa è l'occasione. Quindi dovrà essere integrato con un'attività commerciale di qualità, ovviamente, per sostenersi. Adesso io ho detto così l'altra sera ad un'iniziativa a Torino con Farinetti, ho detto, ma tu che sei, insomma, hai idee, sarebbe, quando parlo di iniziative parlo di cose esclusive, chiaramente, poi sappiamo che Don Farinetti sta rivolgendo le sue attenzioni anche fuori d'Italia, insomma, quindi però faccio l'esempio per dire che quando parliamo di attività commerciale parliamo di qualcosa di qualificante, no? Che magari si sposa bene la cultura agroalimentare con la cultura, peraltro mi sembra che, lo dico anche perché Expo 2015, che tratta il tema del cibo e dell'alimentazione, io spero che non sia solo qualcosa che lascia delle strutture e lascia anche il ricordo di un grande evento che è Volano per i 6 mesi in cui si svolge, spero anche che cambi la cultura e l'approccio, no? Al tema dell'alimentazione, sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo culturale, quindi può essere che quella diventi anche l'occasione perché si costruisca un profilo culturale diverso e si diffonde l'idea di mettere insieme anche cultura alimentare, valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti che sono comunque la sua storia, perché la, insomma, cultura materiale parte dal valore insieme anche all'offerta. Ecco, possiamo dire che dopo il PISO, i 10-11 progetti del PISO, questo il teatro sia un altro passo per il rilancio della città? Assolutamente sì, noi è chiaro che ci rendiamo conto, e io per prima, che dopo insomma, lo sbalordimento che Alessandria ha avuto, probabilmente i cittadini si aspettavano immediatamente, no? Un cambio diverso, adesso è uno slogan che immediatamente richiama all'idea di cambiare. Ecco, però in questi 2 anni noi abbiamo fatto degli sforzi per rispondere a un obbligo morale, che è quello del rigore e del risanamento economico, per poter pensare al futuro. E questi anni abbiamo comunque impostato il lavoro per dire abbiamo dei progetti che guardano avanti. E in questi 2 anni abbiamo avuto sempre il teatro come obiettivo. Molti mi hanno rimproverato, ma hai fatto la conferenza stampa davanti al teatro quando ti hai presentato la tua candidatura alle primarie e poi non ce ne siamo dimenticati. Cioè, sono tutte tappe d'avvicinamento, naturalmente la situazione è complessa e non era possibile dare risposte immediate, anche se ci fossero state le possibilità, se avessimo avuto una regione più vicina, più attenta, questo va detto. Noi speriamo che si inauguri una stagione nella quale il confronto con la regione Piemonte su questo tema sia un confronto che si traduca anche in un sostegno, perché è fondamentale questo, è assolutamente fondamentale. Per il momento appunto abbiamo messo in campo forza, energia, passione, lo ha detto prima Paolo Chilin, avete visto le foto di sopra di chi è passato qui. Adesso abbiamo bisogno naturalmente di proseguire, perché l'obiettivo è quello di aprire questo teatro,
quello di Repricio, non c'è dubbio. Questo io lo considero una prima tappa importante, la prima volta che io rientro qui e possiamo entrare qui normalmente, senza le tute, senza le mascherine. Naturalmente è chiaro, è un teatro che ha una ferita, però stiamo andando avanti. Quindi è auspicabile un cambio della guardia in regione per aiutare Alessandria. Beh, questo è normale. Auspicabile un cambio di atteggiamento. Questo è un cambio di atteggiamento. Bene. Spero che ci sia questa attenzione. Grazie.